l'arresto di un cittadino italiano di cui per adesso non diciamo il nome per ragioni investigative, che è stato attuato proprio grazie in virtù alla massiccia opera sia di controllo del territorio che di attività info-investigative che stiamo attuando in zona stazione, che ci ha consentito di risalire all'identità di un soggetto che è stato fermato sotto casa sua, aveva un piccolo quantitativo di stupefacente, si è seduta la perquisizione in casa sua e sono stati trovati quasi 800 grammi di marijuana, quasi 400 grammi di hashish, oltre 4.300 euro in contanti. Discreto calibro, stranoto a questi uffici, quindi conosciutamente sì, sia in ambito di repressione, quindi sia in ambito di polizia giudiziaria, ma anche in ambito amministrativo, quindi sono state poste in essere contravvenzioni anche in collaborazione con la polizia municipale, che hanno portato a sanzioni per il mancato rispetto delle ordinanze anti-alcol, e sono stati effettuati diversi controlli anche dalla parte della divisione anticrimine, che ha portato all'emissione di due DASP urbani. Due stranieri, un cittadino nigeriano e un cittadino tunisino con regolare permesso di soggiorno. Facevano i parcheggiatori abusivi nei pressi del parcheggio ACI.